Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Sono due le cose che sicuramente sapete. 1. Le riprese dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones sono finite. E 2. Suddetta stagione non uscirà prima del 2019. E così noi poveri fan trascorriamo le nostre giornate alla disperata ricerca di spoiler. Che cosa vorrà dire questo tatuaggio? Di info varie ed eventuali. Ah, certo, solo copioni digitali che si autodistruggono. Ci spremiamo le meningi per creare le più assurde teorie. E se in realtà i genitori di Jon Snow fossero Gandalf e Mary Poppins? Ma intanto niente, ci dobbiamo rassegnare, si prospettano molti mesi di attesa all'orizzonte. E sapete io come li trascorrerò? Stalkerando gli attori su internet. Wow, oh, 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 oh. E ho trovato già 8 cose che forse non sapete sul cast di Game of Thrones. Partiamo! Volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd everywhere? Allora iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche su in alto, che, come dico sempre, è una cosa importantissima. Vero, DJ Odor? The Wedding. Non è vero che tutti i matrimoni di Game of Thrones finiscono in tragedia. Jon Snow e Ygritte sono riusciti a sposarsi senza che nessuno morisse avvelenato o intere famiglie venissero trucidate. Il 23 giugno la coppia ha convolato a giuste nozze in uno dei due antichissimi castelli scozzesi della famiglia di lei e... sì, due castelli, avete capito benissimo, e anche lui ha discendenze nobiliari. E chi l'avrebbe mai detto vedendoli sporchi e puzzosi ricoperti di pellicce? Al matrimonio c'erano tutti, o meglio quasi tutti, grandi assente l'eleganza. Mentre la cravatta di Ser Davos ci ha fatto capire che più che l'arcipolla dovrebbe chiamarsi Lord Padania e la Miss della regina dei draghi sarebbe stata molto più adatta a un incontro del club del libro piuttosto che a un matrimonio VIP. Se proprio vogliamo parlare di Miss non azzeccate, sparatevi queste. In secondo piano abbiamo Arya Stark versione meccanico chic e in primo piano la sorella Sansa che o pensava di arrotondare facendo la stripper all'addio al celibato di Jon Snow ma ha sbagliato giorno sull'agenda e si è ritrovata conciata così al matrimonio oppure ha voluto rendere omaggio a Melisandre con una versione zozzo cosplay del personaggio. Sansiccia. Ma le cose un po' zozze a Sophie Turner piacciono un cifro. Sapete che ha creato un profilo Instagram apposta per recensire salsicce? Ci sono le foto, commenti sul gusto, sul grado di croccantezza della pelle esterna e della cottura interna con tanto di voto. Insomma, cose serie. E nel caso un giorno dovesse mollare il fidanzato, ovvero l'ex frontman dei Jonas Brothers, Joe Jonas, vi do un piccolo consiglio per conquistarla. Secondo lei una ragazza non avrebbe bisogno d'altro oltre a una buona salsiccia e al succo di un pompelmo appena spremuto. Parole sue, il sandwich di Tormund. Per restare in tema foodie, parliamo di Tormund e Brienne. He isn't me and he likes to continue being in character even offset. And he will start, you know, chewing a sandwich wildly at me. Really kind of making love to that sandwich as he eyeballs me. Ma chiediamoci perché Tormund non riesce a resisterle anche fuori dal set? Forse perché avrà visto queste foto. Sette polle. Facciamo i complimenti all'enorme attore dal nome impronunciabile che interpreta la montagna. Il 2018 è stato un anno molto importante per lui, avendo vinto per la prima volta il World Strongest Man e avendo stabilito un nuovo record mondiale. Guardiamolo sollevare 472 kg. Ma non mi sarei aspettata niente di meno da un tipo che... I got to eat dinner with him one night in Croatia and he... ordered 7 chickens. Family Affairs. Non tutti gli attori di Game of Thrones sono supportati dai loro familiari allo stesso modo. Ad esempio, la moglie di Jaime Lannister non ha mai guardato lo show. It's fine. I'm not. How can you can like say you gotta watch me? D'altronde deve essere difficile vedere qualcuno che conosci così bene e nudo o impegnato in scene piuttosto esplicite in TV. Ecco, non per tutti. Avete presente Emilia Clarke, l'attrice che interpreta Daenerys, no? Lei è spesso discinta nella serie, vero? Tipo, ve la ricordate questa scena? E sapete in compagnia di chi l'ha guardata? Did you watch it with your parents? Yes. Problemi linguistici. Emilia Clarke è davvero simpatica e anche un'attrice dotata. Recita infatti in tutte le lingue del mondo, vere o inventate che siano, come il Dothraki o il Valyrian. Valyria Muniwengos Nuhis Issa. Parla addirittura con i draghi. Mother of Dragons. Yes. Hello. E magari sussurra pure ai cavalli, ma c'è una lingua che proprio non le riesce. Il Wookiee. Oh! Meno male che è stata scritturata come madre dei draghi e non come madre di Ciubi.
Gli mortacci. In Game of Thrones c'è tutto: magie, intrighi, sesso e morte. E proprio la morte sembra essere la nostra principale preoccupazione. Dopo questo e questo, ci sta che noi fan siamo sempre un po' in ansia per i nostri beniamini, no? A woman the other day said to me, and I was sort of hadn't had my morning coffee yet. Yeah. She said, I hope you don't die. I hope I don't either. Do you know something I don't know? Meno male che Tyrion Lannister non è superstizioso. La grattatina. A proposito di superstizione, chissà che cosa si dice a Grande Inverno, la casa degli Stark, ovvero la famiglia con il motto più porta sfiga di sempre. L'inverno sta arrivando, mamma. I'm horribly superstitious. I have to scratch my balls every time I see an ambulance. Apparently it's good luck for the person inside, and I thought that was, you know, that was a nice thing. But now every time Wait, I see like... what? I've never heard this. This is not a thing at all. It's an Italian tradition. Cosa cosa? Una tradizione italiana? Allora è proprio vero quello che dicono di te. You know nothing, Jon Snow. Se questo video vi è piaciuto, dovete fare sempre le solite cose, ovvero adottare due draghi, coccolarli, curarli, dar loro da mangiare, stare attenti che non mangino troppe pecore perché altrimenti gli viene la dissenteria, e dire a tutti, tuttissimi di fare lo stesso, altrimenti... Dracarys!